Buongiorno amici a casa, oggi vi voglio raccontare cosa accadde oggi, 3 anni fa, perché mi è comparso tra i ricordi di Facebook. Ero a portare fuori un delicatissimo cagnolino che cagava come un leone. Io tra l'altro con un adorabile vestitino con la gonnellina tutta elegante, tra l'altro passo davanti a un bar, mi fanno anche i complimenti, mi fischiano, facevo la gnocca. E niente, questo cane fa la cacca, io prendo il sacchettino, mi chino, la raccolgo, pi, 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 faccio il nodo. A un certo punto mi guardo la mano, era marrone. Quindi dico, molto bene, butto il sacchetto era bucato, io avevo praticamente raccolto la popò del cane con la mano, direttamente con la mano. Quindi avevo tutta la mano così, la mano isolata. Lei sta là, io sto qua con il vestitino fru fru fru, però la mano se ne sta di là. Tengo il cane, ovviamente cosa succede? Arrivo al parco e incontro una ragazza con un cane, i due cani vogliono giocare, che bello, io così con la mano. E la mano sempre che sta là, a un certo punto con la ragazza i cani si ingarbugliano, io gli dico guarda scusa che non ti aiuto a sgarbugliarli, ma è meglio che non tocchi niente perché qua la situazione è la seguente. Oppala. E quindi mano lì, cani che giocano, lei sgarbuglia i guinzagli, gli dico scusa già che ci siamo, non è che gentilmente mi sapresti indicare se c'è una fontanella per lavarmi, perché non è che posso continuare a girare così. Scusate che tanto adesso non sono sporchi, i capelli me li posso anche toccare. La ragazza carinissima, si guarda, ce n'è una proprio laggiù. Oh, benissimo, come vedere un'oasi nel deserto. Quindi io, sempre con la mano così, col cane, mi giro, faccio per andare verso la fontana. La ragazza mi ferma, mi fa scusa. Ho detto sì, fa, ti posso dire una cosa? Ho sì, dimmi. Vedevo che era un po' imbarazzata. Mi guarda. Io ricordiamoci sempre con questo vestito. Fru, 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 fru. Ne hai un po' anche sulla gamba. Mi guardo e avevo tutta la strisciata di cacca che era caduta dal sacchetto, tipo da qua fino giù al piede. Fatto bene. Oh, grazie per avermelo detto, perché non me ne ero neanche accorto. Sto continuando ad andare in giro sgambettante con la cacca sul polpaccio. Grazie per avermelo detto. Ciao, ciao, riprendo il guinzaglio e mi dirigo verso la fontana. Vabbè, queste sono le cose che succedono solo e soltanto a me. Io non so come sia possibile veramente nella vita avere tutta questa sfiga, eppure sono predestinata. Però in teoria dico che la cacca porta fortuna, così dicono. Non so se porta fortuna solo se cade dall'alto, dall'uccello o se cade anche da un sacchetto di merda di cane. Però insomma, fatto sta che. Vabbè, il cane involontariamente come se mi avesse cagato addosso.